saluto il sottosegretario Barbara Degani con la delega all'ex disegno di legge, no? Attualmente legge dal 16 giugno, l'onorevole Massimo De Rosa che ci ha accompagnato in tutto questo periodo e in Commissione Ottava è stato anche uno dei grandi motori assieme a Alessandro Bratti e Ermete Realacci che sono i primi firmatari e assieme a De Rosa sono i tre testi che sono confluiti nel testo finale che è stato approvato, quindi è importante sottolineare questo perché sennò qui dovrebbero esserci molta altra gente, no, che ha sostenuto il disegno di legge. Invece mi ha voluto fare questo incontro con voi e con i tre firmatari che hanno portato al testo definitivo della legge. Alessandro Bratti e Ermete Realacci non possono essere qui perché è in discussione il decreto ILVA alla Camera e l'uno è relatore, no? E l'altro è presidente della commissione e quindi sostanzialmente non possono allontanarsi dall'aula e ci mandano il loro saluto. Anzi, stamattina presto non ho mai ricevuto tante telefonate da Ermete, no? E messaggi da Ermete per dirmi no, ma di che io non posso venire solo perché c'è l'ILVA, perché se no questo e quest'altro. E quindi allora l'incontro non è un incontro strettamente formale, anzi è un incontro che alla base ha un ringraziamento attraverso appunto coloro che hanno voluto fortemente l'approvazione, il disegno di legge, la legge e quindi l'approvazione della legge stessa, che non è ancora uscita in gazzetta, quindi io non so dirvi che numero abbia, e quindi un riferimento ufficiale. È quindi un ringraziamento attraverso di loro a tutti coloro che l'hanno sostenuto. Questo è senz'altro il punto che volevo, primo punto che volevo sottolineare. Il secondo punto che volevo sottolineare è una riunione di lavoro, cioè una riunione tra noi e coloro che appunto, avendo voluto la legge, in qualche modo io personalmente, ma credo tutti noi, chiamiamo un attimo anche al nostro fianco nel vigilare il percorso che la legge dovrà seguire nella sua attuazione concreta e reale. In molte sedi mi avete sentito dire anche pubblicamente che questa Repubblica ha prodotto, da quando io più o meno ho il senso e percorro le istituzioni, tantissime leggi che sono rimaste leggi senza nessuna attuazione perché mancavano i decreti attuativi. Cioè, mi sembra uno dei punti cruciali all'interno dei quali lavorare assieme. Quindi è una celebrazione, ma è una riunione di lavoro, è una riunione di lavoro, e io come presidente del Consiglio del Sistema Nazionale, quindi visto che Sandro non ha voluto più federale, no? Mentre io insistevo che il federale a me piaceva molto, perché aveva questo senso di concorso, però è andata a finire così, Consiglio del Sistema Nazionale, ritengo appunto, come ho detto, di percorrere con chi è presente fisicamente, ma anche chi non è presente oggi fisicamente. Anzi, ci tengo a sottolineare il fatto che se siete tutti d'accordo, questa prima parte del nostro consiglio sarà è registrata e quindi in qualche modo dopo, se ci date l'avallo, metteremo in streaming la registrazione di questa prima parte in modo tale che anche i colleghi possono sentirla in remoto, ancorché differita, non in tempo reale, ma differita, mi sembra un elemento importante, sia verso i colleghi delle agenzie, sia verso i colleghi dell'ISPRA. Mi sembra che questo sia un primo segnale. Dopodiché introdurrei la giornata proprio con una breve disesamina di quelle che sono un po' le nostre scadenze. E allora, se guardate sugli schermi, c'è una brevissima presentazione in cui richiamo alcuni articoli che ci richiamano una tempistica molto stretta. Un primo articolo, dopo vediamo un po' in dettaglio, ma rapidamente, un primo articolo che segnala un punto fondamentale, colleghi, e lo voglio fare alla presenza appunto del sottosegretario dell'onorevole Massimo De Rosa e poi anche degli altri. Il primo punto dice fondamentalmente il Consiglio Nazionale, quello che siamo da adesso in poi siamo noi. No? E prevede un'altra figura che io già dissi molto tempo fa, al di là delle componenti legali e rappresentanti, rimane tutte variate, c'è un vicepresidente. Un vicepresidente che è l'espressione vostra. Quindi voi dovete decidere tra di voi chi poi sarà vicepresidente che mi affianca nella gestione del Consiglio
nonché, diciamo, anche a faticare al mio fianco, no, relativamente alla gestione del sistema da tutti i punti di vista. Questo l'abbiamo messo proprio come articolo tecnico, come primo articolo, perché la, diciamo, variazione maggiore che in questo momento noi abbiamo nella nostra strutturazione. Andiamo avanti velocemente. Questo è semplicemente per darvi un'idea, non dovete leggerlo, visiva, no, degli adempimenti che noi dobbiamo fare in praticamente in 180 giorni, grosso modo. Un anno, però diciamo l'ultima parte dell'anno un po' più diluita, no? C'è una coda, ma in realtà è molto concentrata. Allora vediamo velocemente questo. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, per fortuna non è ancora venuta, c'è l'articolo, il comma 3 dell'articolo 16, lo vediamo un attimo, in cui nei 180 giorni di vacatio legis noi dobbiamo abolire quelle che sono le leggi della legge 61 in contraddizione, con segnalare l'abolizione di quei passi della legge 61 che sono in contraddizione con l'attuale testo di legge. Andiamo avanti. Allora, questo l'ho detto, non è transitorio finale di 30 giorni. Andiamo all'articolo 14, è uno degli articoli più densi, è l'articolo sul personale ispettivo, su cui evidentemente, visti i tempi, dobbiamo concentrarci con grande attenzione. Abbiamo già fatto grandissimo lavoro su questo, però dobbiamo farlo ancora, e dobbiamo farlo senza malintesi, senza fraintendimenti. Dobbiamo ormai fare, non c'è né la singola agenzia né la singola ISPRA, non ci sono le agenzie e l'ISPRA, c'è il sistema nazionale. Questo voglio che sia ben chiaro a tutti, anzi questo mio ultimo stralcio di presidenza, credo che questo sia quello su cui mi batterò più attentamente. Sapete, l'ho fatto per 6 anni e continuerò a farlo. Allora, senza entrare nel dettaglio, perché non abbiamo tempo per farlo, anche perché così apriamo un approfondimento più sul tavolo che tra di noi. Andiamo avanti. Abbiamo poi entro 90 giorni, abbiamo di cui 60 giorni, entro 60 giorni una parte. Apriamo il primo, che è c'è un'attività da parte del, questo parlo al sottosegretario Degani, c'è un'attività del Ministero che dovrà decidere quali sono gli organismi collegiali operanti presso il MATM che sono trasferiti presso l'ISPRA, e questo è un atto del Ministero, tra parentesi. Quindi su questo non vorrei che ci fosse un famoso granellino di sabbia, noi lavorando dentro a terra, no? Poi ci troviamo, no, questo punto non chiarito all'interno di questo processo. Noi dobbiamo rivedere questo, tranquillizzo, perché poi i despai nascono ovunque, no? Ah, ma adesso lo statuto dell'ISPRA andrà totalmente rivisto, rifaremo tutto il resto. No, quest'articolo dice semplicemente che laddove l'attuale regolamento e statuto non sono in linea con il quadro legislativo, vanno semplicemente adeguati. Come Presidente vi posso dire che, avendolo costruito io per 6 anni questo percorso, e assieme a questa legge, gli scostamenti rispetto alla legge sono minimi, perché è già stato costruito con un imprinting molto forte della legge all'interno. Però noi tocca questo ci preoccupa molto meno rispetto al comma precedente. Poi andiamo avanti, molto velocemente, il comma 4 dell'articolo 15, non ci leggo ma più o meno lo riesco, e qua c'è un punto importante, c'è il punto in cui di nuovo con decreto del Ministro dell'Ambiente, d'accordo, di concerto con, quindi è un decreto interministeriale tra MEF e tra i due ministri, il ministro dell'ambiente e il ministro dell'economia e finanza, c'è da definire e assegnare le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti di cui al tariffario. Questo va fatto prima di definire il tariffario di cui al comma 2 come tempi. State attenti a leggere bene i tempi, perché in qualche modo questo ci lega moltissimo alle scadenze che dobbiamo seguire. Andiamo avanti velocemente. Entro 120 giorni sono due atti di ISPRA, questo l'ho detto precedentemente, si lega, diciamo, al comma precedente, e il secondo, ecco qua, questo è interessante,
non so se avete dedicato un attimo l'attenzione a questo, sia i colleghi di ISPRA sia i colleghi delle agenzie. Questo dice: ISPRA definisce le procedure ufficiali relative a specifiche attività che svolge a supporto delle agenzie o in collaborazione con esse nel territorio di loro competenza. Questo vi riporta alle famose, ad alcuni aspetti, tipo le famose convenzioni, vi riporta ad altri aspetti, no? Che abbiamo trattato nel passato, in tutti questi anni, dalla legge 61, qui dobbiamo, diciamo, concretizzarli. Quindi ci ho tenuto a sottolineare quest'altro punto. Entro 150 giorni c'è un decreto ministeriale, no, questo l'abbiamo già fatto, scusa, andiamo avanti, il DPCM finale, questi 180 giorni, sì, 180 giorni, grazie. Ci sono, andiamo avanti, ci sono gli adeguamenti delle leggi provinciali e regionali, diciamolo in questo modo, leggi regionali e provinciali al testo, esattamente come per me, anche per il MATM e me, così regioni e agenzie, e qua c'è il comma 4. Il comma 4, lo sottolineo Massimo anche a Barbara, voi, il comma 4 è molto intrigante, lo leggo ai colleghi anche dell'ISPRA. Guardate, questo piccolo comma è l'equivalente del comma della convenzione triennale tra il MATM e l'ISPRA. Cosa dice il legislatore sostanzialmente qui? Dice: guardate, non c'è ministro, non c'è nessuno che possa, una volta definiti l'EPTA o definiti quelli che in ISPRA si chiamano i servizi ordinari, cioè quelli per legge dettati ad ISPRA, che sono oltre 120, che sono poi finiscono nell'EPTA, non può essere messi in discussione con l'attribuzione, ve lo leggo diversamente, con attribuzione di ulteriori attività. Cioè, cosa vuol dire? Se le regioni, così come il Ministero, vuole attribuire ulteriori attività alle agenzie o all'ISPRA, queste devono essere fatte non a scapito dello svolgimento dell'EPTA, ovvero di quegli obblighi primari di servizi tecnici di protezione, no? Ambientale, che sostanzialmente i LEPTA tracciano. Per ISPRA questo, lo dico, lo discuteremo dopo, vuol dire riversare nei LEPTA in forma molto intelligente quelli che sono già i servizi ordinari, e per le agenzie, per alcune ha un certo significato, per altre hanno un altro, ma questo va esplorato in grandissimo dettaglio. Andiamo avanti, questo lo dico Sottosegretario, anche perché c'è un po' di confusione sulla triennale con l'ISPRA, tra MATM e ISPRA, c'è una visione un po' distorta di quella che è la triennale, cosa dovrebbe essere la triennale. Andiamo avanti, l'ultimo, penultimo anzi, ci sono, recepiscono anche le province autonome, l'ho detto implicitamente, siamo sempre nei 180 giorni. Invece entro un anno c'è il DPCM dei LEPTA, su cui noi abbiamo già iniziato, è uno dei punti all'ordine del giorno successivo, abbiamo già iniziato a lavorare a ventre a terra, abbiamo già un primo step che vi proporrò di adottare, evidentemente vi dirò anche che dovrà essere comunque lasciato aperto il percorso per alcuni altri ulteriori, diciamo, non semplicemente miglioramenti, inserimenti a cui tengo molto, lo dico in presenza di nuovo del sottosegretario Delgani e dell'onorevole De Rosa. Il ricepimento riguarda ad esempio i LEPTA relativi ad una biodiversità del sistema, ma estremamente importante, che è la climatologia operativa e la meteorologia operativa. Non ho nessuna intenzione, fin tanto che sono presidente, di lasciare a qualchedun altro quello che molte agenzie e quasi tutte le agenzie svolgono a livello nazionale, no? Mentre è venduto da enti pubblici di ricerca o da soggetti al di fuori del sistema. Io sono un presidente guerriero, come voi sapete, quindi questa battaglia la voglio portare sino in fondo. Questo per noi è un elemento radicale, storico, no? Per la protezione civile, per il sistema della protezione ambientale, a qualità dell'aria, a mille aspetti che noi non possiamo non recepire, e questo vuol dire, lo dico subito come anticipazione del punto, vuol dire anche da parte nostra, come nel sistema di protezione civile, adottare un sistema di sussidiarietà verso quei nodi della rete che non sono in grado di svolgere questo, ma altri nodi della rete sono in grado, tanto vale per i laboratori, tanto vale per il sistema informativo, tanto vale per tutti gli elementi a rete
che dobbiamo mettere. Quindi in quella funzione credo che questo sia uno degli elementi estremamente importanti. C'è altre azioni, molto velocemente, affatto secondarie. Qui non abbiamo un timing, ma potremmo dire che addirittura alcune è bene che le mettiamo in parallelo. Ad esempio l'anagrafe dei direttori generali di ISPRA e delle agenzie, no? Avere l'ufficialità di questo tipo di chiesta esplicitamente da molti da voi, ma chiesta anche dal Presidente in qualche modo. La programmazione attiva, qua ci tengo perché questo è stato elemento di dibattito anche in Parlamento. Quando noi diciamo il piano triennale predisposto dall'ISPRA, quindi lo mettiamo a verbale, vuol dire che ISPRA svolge la sua funzione di coordinamento e chiama a concorso, facendo svolgere correttamente, come sta cercando di fare oggi, il funzionamento della struttura del consiglio del sistema. Non ho nessuna intenzione, penso nessuno di noi abbia attenzione, visto che c'è un consiglio invece che un consiglio federale, di abolire il CTP, no? O di abolire sostanzialmente i gruppi di lavoro, o di abolire lo schema e i regolamenti che ci siamo dati. Li miglioreremo, li integreremo, ma funzioneremo complessivamente come abbiamo funzionato sino ad oggi e così come abbiamo prodotto. Ci tengo molto a sottolineare questo punto, no? Esplicitamente, perché non voglio che venga né da parte di ISPA né da parte della gente, ma soprattutto dal di fuori, tanto per capirci, una brutta interpretazione che nessuno di noi ha per la testa di questo punto all'ordine del giorno. Lo metteremo nero su bianco e anche questo. C'è un altro punticino estremamente qualificante, che il secondo trimestre di ogni anno il Presidente di ISPRA trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle Camere e alle conferenze permanenti per i rapporti tra Stato, le Regioni e le autonomie, no? Le province autonome di Trento e Bolzano, l'attività del sistema. Quindi non è più una rendicontazione singola, no? Che a me la chiede il MATM, a voi ve la chiederà la Regione, ma c'è una rendicontazione al Paese. Però guardate, questo è un passaggio cruciale, perché contemporaneamente questo abbiamo come abbiamo svolto l'attività dell'EPTA, e quindi se volete dietro c'è anche la Corte dei Conti, cioè come abbiamo speso sostanzialmente i nostri finanziamenti relativamente al raggiungimento degli obiettivi. Andiamo velocemente, il SINA dovremo tirarci sulle maniche, abbiamo bisogno anche qua del vostro aiuto, perché il SINA oggi è distribuito in parte nelle agenzie e in parte nelle regioni, è nato storto, non essendoci una legge, per cui dovremo riportare tutto al sistema, e qui abbiamo bisogno di un'interlocuzione anche con i presidenti delle regioni attente, in cui vi chiediamo di starci vicino. Io la porto avanti per mille cose, ma una cosa è che il presidente dell'ISPRA col Consiglio federale, come presidente del Consiglio davanti, lo porti avanti, lo faccio per la geologia, l'ho fatto per la meteorologia, l'ho fatto per tutto. Un'altra cosa è che dietro ci sia il governo e sostanzialmente il Parlamento che mi sostiene in questo fatto. Questo è estremamente importante. Qui c'è un'ambiguità di fondo, lo dico chiaramente ai rappresentanti del governo e del Parlamento. C'è una pletora di punti di piattaforme anche di grandissimo valore che restano separate nel territorio nazionale, potrei citarne mille, guardi i colleghi. Presso le regioni, presso soggetti statali o amministrazioni dello Stato, presso gli stessi ministeri, che stiamo cercando di mettere in rete, che è difficilissimo mettere in rete perché ognuno ci vuole tenere il cappello sopra. Nessuno toglie il cappello a nessuno. Il SINA, noi abbiamo sviluppato delle tecnologie avanzatissime, addirittura di quarto livello, le quali sono in grado di integrare tutte queste informazioni e queste piattaforme. Continuiamo a trovare nella burocrazia e nell'organizzazione dei colleghi all'interno dei ministeri, così come di altri enti, una difficoltà nel far capire questo. La difficoltà la cito nell'articolo 22,4 del 135, legge primaria che assegna ad ISPRA lo sviluppo della piattaforma per la condivisione, l'interoperabilità e lo scambio delle informazioni utili a fini della protezione ambientale, ottenute anche con finanziamenti parzialmente pubblici. Questa norma, Barbara, ti ricordi, era una norma che fondamentalmente attivava una norma equivalente a quella della 225, che diceva che il Dipartimento Nazionale
poteva chiedere la disponibilità di tutte le informazioni su tutte le banche dati nazionali, era un linguaggio antico allora del 92, per poter operare. Chiudiamo, andiamo avanti velocemente, abbiamo finito. Il laboratorio è lo stesso, l'ho citato prima, noi ne siamo fortemente coscienti e qua devo dire, lo dico e faremo con la farina che abbiamo nel sacco, la mancanza di finanziamenti non è tanto è la mancanza di sostenere le infrastrutture necessarie per questo, lo faremo con quello che possiamo fare, però oggettivamente già al metterlo insieme, e l'abbiamo già nell'ambito del REACH, ma non solo, poi parleremo ad esempio di altre messe in rete di laboratori, facendo dei punti focali all'interno del sistema, lo stiamo già facendo, però oggettivamente la mancanza di finanziamenti per le infrastrutture strategiche, le reti, i sistemi di monitoraggio e compagnia varia ci sta ammazzando come paese, questo lo dico molto chiaramente, indipendentemente dalla legge, non è colpa, però è una coscienza che noi tutti abbiamo. Andiamo avanti velocemente. Qua c'è un punto che voglio sottolineare ai colleghi, di nuovo lo avrei detto dopo, invece l'ho anticipato, dobbiamo discutere come gestiamo i costi comuni. Lo facciamo ogni tanto, l'abbiamo sempre fatto in modo solidale, dobbiamo però darci una procedura, un regolamento in cui sostanzialmente, qua dietro c'è, se volete un po' di nostalgia, un po' di malinconia per un obiettivo non raggiunto, in 50 anni, non dico ultimamente, che è quello forse, non in 50 anni ma in 20 anni, che è quello del Fondo Nazionale per l'Ambiente. Cioè io credo che una delle grandi carenze di questa legge rispetto, per qualificarlo con un sistema equivalente al sistema sanitario nazionale, che per numeri, attività, responsabilità è del tutto equivalente, manca proprio un fondo nazionale. Un fondo nazionale che io credo sarebbe l'obiettivo più alto del paese per identificare anche i flussi di fiscalità ambientale. Questo sarebbe un elemento importante. Chiudiamo, io ho finito, praticamente non c'è altro, abbiamo finito qua. Questa è la mia presentazione, credo aver sottolineato alcuni punti, se siete d'accordo sentiamo un po' i colleghi, a partire inviterei Luca, anche come presidente di ASOARPA, di fare un attimo una breve presentazione anche lui, poi sentiamo in forma molto sintetica chi vuole intervenire, ma molto rapidamente, sì molto rapidamente, perché teniamo conto dei tempi parlamentari e dei tempi, no, di governo, e poi lasciamo la parola ai nostri iper, super graditi ospiti. Buongiorno sottosegretario onorevole, abbiamo provato a mettere insieme alcune idee per semplificare i lavori, abbreviare i tempi e quindi vi dirò alcune cose che abbiamo anche in buona parte condiviso con i colleghi, poi ci saranno anche integrazioni e altri interventi. La prima cosa che vorremmo dire è che siamo molto soddisfatti per l'approvazione di questa norma, in cui abbiamo avuto modo di interloquire col governo e col Parlamento, e quindi siamo grati dell'ascolto che credo abbia consentito di arrivare a decisioni positive per promuovere l'autonomia e la forza del sistema delle agenzie. La seconda cosa che vorremmo rappresentare è che questa norma, tra molti aspetti positivi, non ha potuto affrontare, lo ha detto anche il Presidente De Bernardinis, la questione cruciale delle risorse finanziarie e delle risorse umane. Ci corre l'obbligo di rappresentare il fatto che le agenzie, soprattutto alcune, talvolta nel Mezzogiorno d'Italia, sono in difficoltà oggi nell'adempiere ai compiti che le leggi ci affidano. Questo emergerà in maniera più evidente, macroscopica, quando andremo a rappresentare i LEPTA, nel senso che in taluni contesti regionali in particolare, se anche i LEPTA si limitassero a fotografare l'assolvimento dei compiti istituzionalmente previsti dalle leggi, talune agenzie potrebbero essere in difficoltà. Allora, noi ci rendiamo perfettamente conto del fatto che il tema della finanza pubblica è un tema critico. Sappiamo anche, lo abbiamo detto diverse volte, che parliamo tuttavia di cifre modeste nell'ambito del bilancio dello Stato. Crediamo che il concetto sacrosanto ribadito dal legislatore, da ultimo con l'articolo inserito al Senato di invarianza di spesa pubblico,
debba applicarsi al comparto pubblico nel suo complesso e non necessariamente al comparto ambientale o a quello delle agenzie nello specifico, anche considerando che una miglior tutela dell'ambiente può garantire, a partire dalla riduzione della spesa sanitaria, dei vantaggi complessivi che sono evidenti. E quindi alcune cose sono da affrontare probabilmente subito, ad esempio sarebbe molto importante per le agenzie già nelle provvedimenti finanziari avere in maniera chiara lo sblocco di determinati vincoli di risorse, di spesa, di assunzione, che oggi invece vengono talvolta applicati dal legislatore, almeno a livello del ribaltamento di questi vincoli a scala regionale. Crediamo anche noi che sia molto importante comprendere, come ha detto il Presidente De Bernardinis, se nell'intendimento del Governo e del Parlamento questa norma configura un passo verso la definizione di un sistema di finanziamento basato su un Fondo Nazionale per l'Ambiente. Questo è molto importante perché ci mette in una prospettiva più chiara e più semplice, di certezza per tutti, sapendo anche che la corretta applicazione del principio chi inquina paga, come è descritto nella norma, potrebbe anche riservare delle sorprese rispetto all'impatto complessivo di talune manovre. Ancora vorremmo sottolineare come sia molto importante la fase che si apre ora. Lo ha detto qualche giorno fa la sottosegretario Degani in un altro evento, ogni percorso che si chiude in realtà rappresenta un punto di partenza. Il punto di partenza di questa fase è, se vogliamo, più delicato di quello precedente, perché senza molti provvedimenti attuativi previsti dalla legge questa normativa, questa disciplina resterà sulla carta, non avrà efficacia. Il Presidente li ha già ricostruiti tutti e dunque credo che sia inutile ripeterli. Ne sottolineiamo però magari alcuni che sono molto importanti e sono quali di carattere organizzativo. Il Sinanet, lo ha detto De Bernardinis, la rete dei laboratori, vorrei sottolineare perché talune delle ultime vicende hanno posto enfasi e importanza su questo argomento. Vorrei anche dire due parole sul futuro assetto dell'istituto. Noi crediamo che nell'idea di sistema ci sia anche la necessità di definire degli interfacce semplici e quindi, fermo restando l'autonomia organizzativa ovviamente dell'istituto, sia importante che le agenzie abbiano anche contezza di come si può evolvere questa dimensione per avere una relazione più semplice, almeno dal punto di vista del front office. Molte cose naturalmente sono state fatte e si stanno facendo, questo vorrei rappresentare a nome anche credo di tutti i colleghi al Parlamento e al Governo, cioè questo sistema di fatto ha lavorato molto, ha prodotto risultati importanti dal punto di vista tecnico e quindi ci sono dei semi lavorati importanti da cui partire per realizzare alcuni di quegli adempimenti che sono previsti dalla legge, per esempio il regolamento sulle ispezioni, per esempio il lavoro sul catalogo dei servizi e sui LEPTA. È comunque molto importante rappresentarlo al sottosegretario di Stato che ha la delega alla materia specifica, perché crediamo che sia molto importante avere un rapporto positivo e fecondo con il Ministero dell'Ambiente nei prossimi mesi nella fase di attuazione di questa norma. E se ci consentite questa battuta, lo rappresento anche all'onorevole De Rosa, perché lui, Bratti e Realacci sono in qualche modo i padri nobili di questa norma e con questa metafora un po' ardita, se ce la consentite, il ruolo genitoriale in realtà non si esaurisce col concepimento, quindi che la vostra benigna supervisione ci possa accompagnare nei prossimi tempi crediamo che sia un grande valore e potrebbe anche aver senso una serie di momenti di verifica periodica come questo. Chiuderei, poi lascio magari questo documento che abbiamo preparato insieme anche per una lettura più meditata, ecco, ma certo. Ne ho sintetizzato i punti principali. Chiuderei con un tema molto delicato che credo sia importante rappresentare qui e anche al Governo e al Parlamento. Parallelamente all'attuazione della legge con provvedimenti ministeriali o comunque dello Stato, c'è tutto il tema parallelo dell'attuazione regionale. Che non è banale. Che è altrettanto delicato. Allora, a noi questa legge piace
credo di poterlo dire a nome di tutti, perché in un contesto costituzionale che individua l'ambiente come competenza esclusiva dello Stato, erano possibili, e per la verità se ne è anche parlato, scelte molto più centraliste, più stataliste di questa, che è comunque una legge di impianto federalista, in cui il centro del sistema, e sono certo in questo di non offendere Bernardo, non è ISPRA, è il Consiglio. Esatto. È il Consiglio delle Agenzie. Quindi questa, secondo noi, è una legge federalista. Naturalmente con un forte intendimento di armonizzazione di realtà diverse. Ecco, crediamo sia, sia molto importante insistere su questo principio, ma crediamo che sia anche necessario guidare in qualche modo l'attuazione regionale di queste norme, e noi proveremo, credo, a fare un lavoro anche con la conferenza delle regioni, perché non si riproponga quello spezzatino di decisioni che ha costituito il principale punto di debolezza del sistema ambientale nato dalla 61, dalla legge 61 del 94. Ci sono alcuni elementi che sono da sottolineare in questo, nel senso che sarà importante avere schemi di riferimento, non per vincolare ovviamente, né sarebbe possibile la scelta del legislatore regionale, ma per evitare che si creino condizioni di potenziale conflitto o disarmonia su alcuni temi in particolare: il rapporto ambiente-salute, le funzioni di monitoraggio e prevenzione del rischio naturale anche a supporto della protezione civile. Entrambi questi temi, per inciso, battono sul tema del finanziamento, perché hanno possibili fonti di alimentazione diverse da un fondo nazionale dell'ambiente come potrebbe essere concepito oggi. Le funzioni già attribuite alle province in materia ambientale. L'Emilia-Romagna ha guidato, è per ora diciamo alla guida di un esperimento su cui si sta accodando con minore fortuna, ho visto il Molise, che però pone un tema importante da affrontare, no? Cioè dove finiscono in particolare le funzioni di autorizzazione. C'è anche la questione degli UPG, su cui, fermo restando che questo meriterebbe un approfondimento un po' più articolato, però questo lo segnaliamo, resta una questione su cui permangono diversità di vedute, e il legislatore ha effettivamente lasciato alle regioni su questa materia un grado di libertà. Allora qui rimane un punto sensibile su cui credo sarà necessario fare degli approfondimenti. Ricordo anche che questa legge ha positivamente introdotto tra le funzioni del sistema quella dell'educazione ambientale in senso lato, e peraltro la sottosegretaria Degani ha anche questa materia tra le sue deleghe, in senso lato, quindi non solo per la scuola dell'obbligo, insomma per l'educazione permanente, e ha positivamente sottolineato il tema della ricerca, che noi intendiamo naturalmente non come ricerca accademica e fine a se stessa, ma come qualche cosa che consente di svolgere al meglio le funzioni istituzionali. Credo che più o meno ho sintetizzato quello che avevamo in qualche modo condiviso. Mi permetto anche di informare che il 29 e il 30 settembre prossimi a Cagliari abbiamo organizzato una summer school rivolta agli apicali, diciamo, del sistema e a esponenti del mondo istituzionale e politico che ci hanno accompagnato fin qui e che auspichiamo ci possano accompagnare in futuro, una summer school che abbiamo immaginato anche come un laboratorio di innovazione e di progettazione strategica, per cui credo che probabilmente, se non l'avete ricevuta, riceverete a breve un invito a essere presenti a quel momento, e naturalmente ci farebbe piacere. Grazie. Grazie Luca. Prima di aprire un attimo i colleghi che vogliono, solo una precisazione: in questi 6 anni credo di aver dato fisicamente e plasticamente la mia visione cosa deve essere il presidente del consiglio del sistema. ISPRA è rappresentata dal suo direttore generale, a questo tavolo come tutti gli altri direttori generali. Io ho concepito questo come ho concepito i tavoli di protezione civile, che ha vissuto con me, quindi sostanzialmente una concertazione e un concorso, per averlo applicato tutte le volte. Credo che bisogna lavorare in questo modo. Altrettanto, legandomi all'ultimo punto di Luca, che io non ho toccato, quindi siamo divisi un po' i compiti con Luca,
Vorrei dire che il sistema, nella sua parte agenziale verso l'ISPRA, deve capire meglio quelle che sono le potenzialità di questo hub, che è diverso dalle agenzie. E qua sottolineo al sottosegretario Degani e all'onorevole De Rosa alcuni punti di eccellenza rispetto ad altre politiche del paese, che oltre quella sulla climatologia, oltre quella sulla meteorologia, sulle politiche spaziali, sulle applicazioni spaziali, su tutte le innovazioni sostanzialmente che attraverso ISPRA assieme alle agenzie stiamo portando avanti per il paese, anche verso l'Europa, quindi anche al di fuori della rete, diciamo, stretta dell'EPA Network e dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, perché dobbiamo guardare anche fuori. Ormai il sistema si rappresenta anche a livello europeo in forma codificata, ed è questo nella legge, è assolutamente ripreso, credo, questo nelle sue forme istituzionali. Poi ci sono annessi e connessi piccole cose, altre cose, ma credo che sostanzialmente questo sia il discorso centrale che abbiamo vissuto assieme in tutti questi anni. Quindi, colleghi, bene, Arpa Liguria. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, buongiorno Direttore, un saluto particolare al Sottosegretario Degani e all'Onorevole De Rosa. Beh, all'Onorevole sicuramente chiedo di portare ringraziamenti all'Onorevole Bratti e all'Onorevole Realacci per il conseguimento di questa importante legge, e ovviamente i complimenti al Sottosegretario Degani che dal momento in cui si è insediata si è dedicata anima e corpo a questa norma per portare a conclusione. Luca Marchesi ha portato in maniera molto chiara tutti i punti che abbiamo condiviso in maniera proprio molto chiara. Rubo una tua parola, perché tu parlavi che un genitore, visto che hai parlato di genitori, bene o male segue un proprio figlio fino ai 18 anni. Noi chiediamo, e questo l'hai scritto tu, al sottosegretario e agli onorevoli, di seguire questa loro creatura non per 18 anni ma per 18 mesi almeno, per cui è veramente importante. Anche oltre, però perlomeno per i 18 mesi credo di seguirla. Altra cosa importante, noi abbiamo sempre parlato in questi anni del sistema agenziale, delle ARPA, io l'ho detto più volte che purtroppo non c'era un fratello, una sorella gemella, ma eravamo tutti cugini. Con questa occasione che ci porta al sistema ARPA 2.0 ci permetterà di essere tutti molto più simili, non saremo più con formazioni diverse. Vedo il collega della Sardegna, nato nel 2008, la Liguria. Nel 98, il Veneto nel 99, ho il Veneto che ogni tanto come refuso mi torna in mente. E quindi ovviamente avremo questa grandissima chance di poter ripartire tutti quanti allineati. Cosa importante, e ci terrei a sottolineare, che nella strategia Lego, dove i parlamentari hanno messo centinaia, migliaia di mattoncini per costruire questa legge, e anche il sistema agenziale ha messo qualche mattone per poter arrivare alla chiusura di questa casa comune, di questa legge, fondamentale è la nuova opportunità, quella del percorso che porterà al tema delle leggi regionali. Ed è per questo che per me in questo momento il focus deve essere proprio concentrato su una strategia TomTom o Garmin, come vogliamo chiamarla, strategia TomTom o Garmin, che deve portare tutti quanti all'obiettivo comune. Per cui questa è secondo me la strategia, il momento più importante, nell'accompagnare ovviamente questa grande opportunità a poterla portare a braccetto, perché poterla in modo tale da poter essere fra qualche mese veramente tutti allineati. Grazie. Ok, grazie. Altri? Nessun altro. Allora darei la parola a Massimo De Rosa e farei chiudere l'onorevole Degani. Apriti lì, Massimo. Prova a schiacciare, sì, funziona. Però. Allora, intanto grazie per l'invito, a me fa molto piacere essere qui oggi e aver portato a casa comunque una proposta, anche essendo l'opposizione, che abbiamo condiviso tutti insieme. E allora, dirò magari anche delle cose che avete già bene in mente, però è meglio ripeterle. Cioè, la responsabilità che adesso avete in mano anche voi come sistema delle agenzie di prendere in mano il vostro ruolo, il ruolo che vi è stato finalmente dato,
e valorizzarlo al massimo, perché sapete benissimo che c'era il rischio addirittura di andare a smantellare tutto il sistema delle agenzie. Io ritengo che non è magari la soluzione migliore che avevamo pensato da parte del Movimento 5 Stelle, però intanto abbiamo messo un tassello, abbiamo bloccato la possibilità che sparisse un sistema di protezione dell'ambiente in Italia che, come avete detto voi, fondamentale per, come deterrente, come controllo e anche come risparmio poi sui costi ambientali e sanitari che ci possono essere. Il passaggio che dobbiamo fare noi come politica e che vorremmo fare noi anche all'opposizione è il fatto di iniziare a pensare all'ambiente e ai sistemi di tutela e di protezione e di analisi come qualcosa di fondamentale, cioè prioritario per il paese, e non agire sull'emergenza dopo. Quindi se diciamo questa è l'ottica, e per questo vi chiedo, mi permetto di chiedervi, in un'ottica anche di un governo futuro, di prendere in mano la situazione e iniziare a valorizzare appunto il ruolo che vi viene dato, cioè ruolo guida, perché diventa il sistema delle agenzie diventa finalmente un ruolo guida riconosciuto. Voi siete il punto di riferimento per la ricerca applicata, voi siete il punto di riferimento per le analisi. Però a quel punto siete voi stessi, e qui faccio un po' il papà che rimprovera, siete voi stessi adesso che dovete avere però personale qualificato, tagliare in quei punti in cui ci sono delle sacche di sprechi, perché ci sono ancora sia nell'ISPRA come nelle agenzie, andare a recuperare, le risorse sono poche, in questo momento vengono date veramente poche risorse per la ricerca applicata e per le analisi e per i controlli. Cerchiamo di far fruttare al massimo queste risorse che abbiamo e di utilizzarle nei campi che sono più importanti in questo momento. E questo è fondamentale per accreditarvi, per farvi conoscere anche da parte della cittadinanza come degli organismi che sono lì a tutela dei cittadini, perché spesso viene vissuto ormai, le agenzie vengono vissute come qualcosa che vanno dall'azienda a dare fastidio, a creare un problema, a dare una multa. E spesso mi è capitato anche lavorando in azienda di vedere gente impreparata che viene, gente che non riesce neanche a capire alle volte l'attività aziendale, e che crea quindi quel distacco da chi riceve un servizio e dovrebbe esserne contento rispetto a chi dovrebbe appunto svolgere un servizio per la collettività. E secondo me questo è il gap che dovete riuscire a sistemare, a raggiungere, quindi migliore qualità, migliore servizio, migliore preparazione, selezione del personale, piuttosto che corsi interni anche per essere più preparati rispetto alle realtà che abbiamo sui vari territori. L'altro passaggio è iniziare a vedersi appunto come un'unica grande famiglia per cui l'ARPA della regione più sfortunata, che ha meno personale, ha meno soldi, ha meno finanziamenti, deve sapere che non è da sola e deve andare a elemosinare da qualche altra parte qualche aiuto, ma semplicemente si appoggia sulle strutture, le eccellenze che ci sono in altre regioni più fortunate o che hanno gestito meglio. Se partiamo da lì riusciamo pian piano a recuperare. Fondamentalmente noi dobbiamo sicuramente cercare dei fondi, questo è in dubbio, e cercheremo, spero anche con l'appoggio anche del governo, di riuscire a inserire dei fondi certi soprattutto, perché possono essere anche pochi, ma dovete sapere che se vi do 100, vi prometto 100 a inizio anno, quei 100 ce li avete, non si perdono poi nei meandri delle regioni o da altre parti, in modo che uno possa fare una pianificazione e dire: quest'anno posso fare questo, ma questo lo faccio. Non ho il rischio che a metà della mia ricerca, a metà del mio percorso, mi trovo senza finanziamenti. E questo succede ancora oggi. Quindi questo è uno dei punti fondamentali che avevamo proposto, non è stato risolto con la legge, però credo che sia lo step successivo per assicurarvi la possibilità di lavorare e lavorare bene. Sul fondo, il fondo ambiente, l'abbiamo anche proposto, tra l'altro, c'è un ordine del giorno approvato, sì, bisogna vedere, chiedo al sottosegretario appunto di tenere in considerazione l'ordine del giorno, per quanto valga l'ordine del giorno, però insomma una direzione si è già indicata e spero che si vada verso quella soluzione. Fondamentali ritengo la razionalizzazione anche di altre strutture che
a questo punto entrano anche un po' in competizione con il sistema delle agenzie. Qui sempre parlo col governo, cioè a strutture come Sogesid fatico a comprenderle per quanto possano essere utili in alcuni campi, ma fatico a comprendere come non ho soldi per le agenzie ambientali, non ho soldi per il Ministero dell'Ambiente che è sotto organico e faccio 500 assunzioni per Sogesid, sono sempre soldi pubblici. Quindi è un po' un trucco per dare i fondi ad alcune società e non altre. Bisogna sicuramente mettere mano a queste cose e spingere perché i fondi vadano a quelle strutture che sono al servizio dei cittadini, sono trasparenti. È fondamentale anche qui quello che abbiamo citato prima, la trasparenza anche dei curriculum e dei curricula di tutti i rappresentanti, sia apicali ma anche di tutti i tecnici, di chi è all'interno della struttura, in modo che io cittadino, come io azienda, posso vedere chi è venuto a farmi un controllo, che cosa fa, che specializzazioni ha, e possa essere più tranquillo sul fatto che mi sta dando una garanzia di preparazione e di lavoro fatto a regola d'arte. Sui fondi l'abbiamo già detto. Vediamo un attimo, mi sono segnato anch'io qualcosa. Sui LEPTA, appunto sì, rischieremo che non siano assicurabili in tutta Italia, quello sì. Se non troviamo i fondi, adesso cioè, obblighiamo qualunque agenzia a coprire appunto almeno le funzioni fondamentali, però se alcune agenzie non hanno i finanziamenti o troviamo una soluzione, altrimenti ci troveremo fuori dai parametri di legge. E io credo, e la voglio vedere in modo positivo, che aver fatto questa legge costringa poi a trovare i fondi. E quindi è un po' lì il trucco. Non ci sono i fondi nella legge, però se diciamo che devi raggiungere almeno quel livello, a un certo punto i fondi bisogna trovarli da qualche parte. Quindi o li ridistribuiamo meglio, oppure comunque il problema verrà a galla e credo che sicuramente il Ministero si muoverà in questo senso, perché ha una carta in più anche verso il governo per chiedere appunto un finanziamento di qualcosa che è stato approvato da tutto il Parlamento. Sugli ufficiali di polizia giudiziaria credo che anche lì ci sia stato un gran passo avanti, perché finalmente definiamo chi, come, perché può uscire a fare i controlli con alcune funzioni. Certamente servirà la collaborazione delle regioni, però iniziamo a dargli dei regolamenti che prendiamo anche d'intesa con le regioni. A quel punto le regioni non è che possono scappare più di tanto rispetto ai regolamenti che possiamo prendere collegialmente. Lì chiederemo, sia noi come opposizione, ma avendola approvata all'unanimità, credo anche il governo, alle regioni di essere comunque proattive verso questo ruolo, perché altrimenti cioè, togliamo un tassello fondamentale comunque sui controlli, sulla possibilità di fare indagini e di controllare più capillarmente il territorio. Però diciamo il passaggio iniziale fondamentale che tengo a ribadire prima di chiudere, poi se ci saranno domande anche dopo ne possiamo parlare, è il fatto di lavorare il più possibile voi come sistema di agenzie per diventare una squadra unica e dall'altra parte sfruttare questa occasione per rendervi un organo di prestigio riconosciuto dai cittadini e dalle aziende per le quali poi alla fine lavorate. Quindi se voi siete riconosciuti come qualcosa di importante, con una funzione importante che agisce per lo Stato, per i cittadini e per la pubblica utilità, automaticamente ci sarà più difficoltà poi dopo a poter negare finanziamenti o negare l'importanza che ha il Sistema Nazionale delle Agenzie. Grazie Massimo, grazie onorevole De Rosa. Beh, io naturalmente poi rimaniamo a disposizione per portare avanti, certo, le istanze, i suggerimenti, tutto quello che può arrivare anche dalle singole ARPA e comunque dal Sistema Nazionale delle Agenzie. Quindi siamo a disposizione, continueremo a fare i buoni padri della legge. Andiamo avanti insieme, chiediamo anche a voi attenzione, perché noi affrontiamo tante tematiche, quindi si rischia poi alle volte di magari perdere qualche treno. Segnalatecelo anche voi e rimaniamo a disposizione. Io segnalo subito una cosa prima giustamente di dare la parola al sottosegretario Degani. Competitors sono molti, faccio un esempio, alcuni forse molto meno visibili, l'Istat stesso, c'è l'Enea, c'è necessità, fatta questa legge passo passo, quindi non si fa in un giorno,
per quello dicevo, non neppure i 18 anni, ben oltre i 18 mesi, perché c'è da un po' da riordinare anche le competenze complementari. Tutto il sistema della ricerca... Ma non solo, anche i sistemi, diciamo non tanto della ricerca, ma tanto di quella supporto strategico che viene fornito al paese sotto diverse forme, parlo di supporto strategico e non solo tecnico-scientifico, quindi strategico viene fornito al paese nelle varie sedi, nelle quali è opportuno che ci sia un minimo di attenzione e di riordino. Faccio un esempio, abbiamo visto sul discorso coltivazioni idrocarburi, noi in molte commissioni ci siamo, in molte commissioni non ci siamo. Io mi presento, lo dico ai colleghi, io mi presento sempre, mi sono presentato ieri al Comitato dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca, non misurandomi con gli 8.000 del CNR, portando i miei 10.000 del sistema nazionale. Cioè, quello che sto cercando di dire, oggi noi rappresentiamo una massa, come tu hai detto, di 10.000 unità con competenze, specifiche funzioni e biodiversità. Rispetto a questo, alcune cose da mettere a posto ci sono, perché se no, in sedi importanti, ho citato questa di questa commissione, ma ce ne sono moltissime altre, no, diventa difficile gestire questo obiettivo finale importantissimo che voi avete voluto tracciare nella legge. Prego, sottosegretario. Qua. Tutte e due. No, vabbè, stereofonia, mi sembra eccessivo. Intanto buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito, per me era importante essere qui con voi oggi. Avevamo fatto un'altra riunione del Consiglio federale al quale avevo partecipato circa un anno fa, per sottolineare l'importanza dell'approvazione di questa legge, pur nelle diversità e difficoltà del processo che questo disegno di legge ha avuto. Devo sottolineare che è stato secondo me un grande lavoro di squadra e anche è stato portato avanti con grande determinazione. Permettetemi di ringraziare in particolare l'onorevole Bratti e l'onorevole Realacci e poi tutti coloro che hanno lavorato affinché questo provvedimento fosse portato fino alla fine a compimento, perché io devo dire che vedo un disegno complessivo sulle politiche ambientali e sui provvedimenti che sono stati approvati dal Parlamento e molto spesso approvati grazie alla collaborazione anche dell'opposizione. Mi riferisco alla disposizione in materia di delitti contro l'ambiente, la cosiddetta legge sugli ecoreati, anche per quanto riguarda poi un altro provvedimento diventato legge, che è stato il collegato ambientale, approvato nel dicembre del 2015, dove vengono affrontati moltissimi punti che riguardano i rifiuti, le bonifiche, il rischio idrogeologico, e poi adesso dal 15 di giugno la legge sul sistema nazionale della protezione ambientale. C'è un filo conduttore nell'approvazione da parte del Parlamento di questi disegni di legge e per quanto riguarda in particolare il sistema nazionale che verrà pubblicato, perché finché tu dicevi mi sono messaggiata con il Ministero della Giustizia, ha già avuto il visto, ieri è ritornato e quindi andrà in pubblicazione sicuramente la settimana prossima. Perché ha avuto il visto del guardasigilli, è sicuramente la seconda fase, uno step un po' forse tardivo rispetto alla legge 61 del 94, perché di fatto è il compimento vero. Adesso io non voglio riparlare di tutte le questioni che sono complesse e che sono state discusse in questo lunghissimo periodo, però voglio riprendere 3-4 punti salienti che sono stati sottolineati prima dal presidente di ISPRA e poi dal presidente di ASSOARPA.
Perché il ruolo che il Ministero avrà nei prossimi mesi, come diceva Luca Marchesi prima, noi siamo arrivati in questo momento ad un punto d'arrivo con l'approvazione della legge, ma questo punto d'arrivo è necessariamente un punto di partenza che ci permetterà di svolgere il nostro compito nei prossimi mesi, perché molti sono i decreti ministeriali e anche interministeriali che dovranno essere approvati. Quali sono secondo me i punti importanti? Alcuni li ha sottolineati prima anche Chico De Bernardinis, facendo riferimento all'articolo 13, cioè il Consiglio del Sistema Nazionale. Qui un po' il lavoro spetterà a voi, nel senso che dovrete andare a trovare una convergenza su quelle che sono le strategie operative e l'omogeneità delle modalità di esercizio dei compiti istituzionali che hanno le nostre agenzie su tutto il territorio nazionale. Se devo dire, questo disegno di legge, questa legge va a chiarire meglio la collaborazione che esiste fra il nostro Ministero, ISPRA e il sistema della protezione nazionale della protezione dell'ambiente, e quindi dovremmo lavorare maggiormente in squadra per andare a raggiungere quelli che sono gli obiettivi che la legge pone in capo ad ognuno di noi. So che anche per mi sono segnata 5 punti rispetto alla mole di attività che avremo nei prossimi mesi. Uno, l'ha già detto il presidente De Bernardinis, è il personale incaricato degli interventi ispettivi. Ci vuole l'individuazione di una modalità di individuazione di questo personale, e soprattutto perché la legge, come diceva l'onorevole De Rosa, va a incidere anche sulla segnalazione dell'illecito ambientale da parte di enti e dei cittadini, bisognerà da questo punto di vista individuare anche quelle che sono le modalità operative. L'altro punto importante sono gli introiti conseguenti al rilascio dei pareri, perché in questo momento le spese sono poste a carico dei gestori, e quindi anche qui bisognerà andare a individuare nel decreto le modalità e concertarle ovviamente con il MEF e anche con la Conferenza Stato-Regioni. Terzo punto è proprio il ruolo che la Conferenza Stato-Regioni, e quindi in particolare voi direttori delle agenzie regionali, avrete nei vostri territori, sia per la eventuale modifica delle singole leggi istitutive. Il lavoro che verrà fatto è stato sottolineato sia da Carlo Emanuele Pepe sia da Luca Marchesi, che sui territori dovrà essere fatto, sarà un lavoro importante e dovrà essere per forza un lavoro di condivisione, perché anch'io sono convinta che questa legge è una legge fortemente federale e che quindi sia dal territorio che debbano nascere quella omogeneità, perché non è uniformità, è omogeneità delle proposte per arrivare poi al programma triennale delle attività del sistema nazionale. Un punto importante sono i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei LEPTA, perché questi, chiamiamoli, li abbiamo voluti fortemente, adesso però dobbiamo andare alla realizzazione, ed è ovvio che questo ha sempre un costo, e su questo una riflessione particolare deve essere fatta anche dal nostro Ministero nella spinta, perché sono sempre convinta che quando uno ha delle buone idee ed è convinto di portarle avanti, poi deve trovare anche necessariamente il finanziamento per raggiungere l'obiettivo che si è preposto. Il programma triennale che ho già citato
E poi mi sono soffermata su alcuni degli appunti che ho preso ascoltando la discussione. Luca Marchesi ha parlato dell'educazione ambientale, che è un'altra delega che mi sta particolarmente a cuore, tanto che noi come Ministero dell'Ambiente abbiamo, il Ministro mi ha dato le date finalmente, il 23 e 24 di novembre facciamo la seconda conferenza dopo Genova del 2000, la seconda conferenza nazionale sull'educazione ambientale. Convinti come siamo che di educazione ambientale si deve parlare a 360 gradi, e qui io mi aspetto davvero da voi un fortissimo contributo, non solo perché è previsto, ma perché ritengo che sia fondamentale per capire a che punto siamo anche nei vari territori nazionali, perché noi abbiamo lavorato l'anno scorso sulle scuole, abbiamo rivisto quello che erano le linee guida ambientali che sono pubblicate nel sito, abbiamo lavorato e stiamo continuando a lavorare con il MIUR sul PON istruzione, sulla formazione degli insegnanti, però è ovvio che la scuola è solo un settore fondamentale, importante, perché ci rivolgiamo alle nuove generazioni. Però è uno dei settori, tutto il resto spetta ad ognuno di noi dal suo punto di vista, nel proprio ruolo, e quindi diventa importante anche la comunicazione che noi facciamo anche come singole agenzie territoriali per quanto riguarda le informazioni che vogliamo dare ai cittadini. E su questo sarebbe davvero importante riuscire, ovviamente prima del congresso nazionale, ad avere un aiuto scientifico anche da parte di questo tavolo. L'altra cosa, mi sono segnata una serie di cose. Per quanto riguarda l'ordine del giorno del Fondo Nazionale per l'Ambiente, approvato, come ha ricordato prima l'onorevole De Rosa, all'unanimità, credo, noi ovviamente ci stiamo lavorando, ci crediamo, è ovvio che anche qui bisogna lavorarci tutti insieme, crederci davvero tutti assieme. E anche qui ritorno al ruolo importante che le regioni avranno anche da questo punto di vista. Fortunatamente ho anche la delega per quanto riguarda il mio ministero alla Stato Regioni, e devo dire che anche grazie al vostro lavoro stiamo riuscendo a dialogare in maniera fattiva con le regioni, e credo che questa legge che noi abbiamo approvato vada proprio in questa direzione, cioè nella direzione di istituire un tavolo che dal punto di vista tecnico parli dei problemi dei singoli territori, per arrivare poi su scala nazionale a trovare una soluzione sia dal punto di vista istituzionale sia dal punto di vista economico, per cui ritengo che davvero questo tavolo possa aiutarci a risolvere alcune problematiche che in altri tavoli magari con motivazioni più politiche si tende a non voler affrontare. Chiudo dicendo che, come abbiamo detto nell'ultimo incontro che abbiamo avuto con Ispra, dove c'era anche Luca Marchesi, che è stato al report dei rifiuti speciali, molto lavoro abbiamo fatto, dobbiamo essere anche orgogliosi e riconoscere che questo lavoro è stato fatto, molto ce ne sarà da fare, ma ovviamente se siamo uniti come siamo stati uniti nell'approvazione con grande determinazione di questa legge, sicuramente, magari come per questa legge in una situazione di compromesso, io l'ho sempre riconosciuto fin dall'inizio, ma si trova una soluzione che faccia davvero bene al nostro paese nell'ambito delle tematiche ambientali, e in particolare nell'ambito di quelli che sono anche i controlli e la prevenzione sulla tutela ambientale.
Dico un'altra cosa che alla quale faceva riferimento Chico prima, che sono anche il sistema dei dati. Ecco, su questo, siccome ho appena rilasciato un'intervista, cioè, ci sono tanti che danno i numeri in tutti i sensi. A me piacerebbe che con il vostro aiuto e col vostro supporto riuscissimo a far capire anche all'opinione pubblica che i numeri in tema ambientale li può dare solo il sistema nazionale. Questo sarebbe davvero importante, perché questo ci aiuterebbe anche il legislatore nell'ambito delle politiche ambientali dei prossimi mesi, non dico anni. Perché nelle politiche di sistema, dove lo sguardo è a medio termine, la necessità di dati certi e di dati tecnicamente asseverati è fondamentale. Nel momento in cui noi, dopo COP21, andiamo verso un modello di sviluppo completamente diverso, avere dei dati, come dicevo prima, asseverati tecnicamente diventa veramente indispensabile per noi che stiamo al governo, ma per chi svolge anche l'attività legislativa come il Parlamento. E quindi su questo vi chiedo di puntare gli occhi, soprattutto dal punto di vista anche della comunicazione, perché io ogni volta che vengo intervistata mi propongono dati e numeri che vengono da tantissime associazioni, istituti benemeriti, ma che poco hanno a che fare con quella che è la concretezza e la tecnica ambientale che da altri dati vengono invece asseverati. Vi ringrazio. Grazie sottosegretario. Non addirittura arrivano da voi, ma no, gli altri. Bravo, è questo il giro. Io, se non ci sono altre interlocuzioni, chiedo solo una cosa, vi lasceremo liberi, noi continuiamo il nostro Consiglio federale che proprio affronta alcuni aspetti che abbiamo centrato, a partire dai LEPTA, ma non solo. Io vi chiederei un'attenzione, che è questa. Fin tanto che sarò Presidente io, cercherò laddove necessario, Sottosegretario De Gani, come rappresentante del governo, di chiederle di partecipare assieme ai genitori della legge, no? In qualche modo ad un confronto con noi, nel senso un confronto in formazione. Ci sono molti argomenti che noi abbiamo già sviluppato, quello della comunicazione, noi ne parleremo dopo. Abbiamo messo un sistema che ha una forma comunicativa comune, cioè abbiamo una newsletter comune. Questa dei dati, cioè affrontare assieme un po' quelli che sono le necessità che noi abbiamo per riuscire a raggiungere quell'obiettivo che ci siamo detti, al di là dei decreti. Per quello ho voluto mettere ulteriori attività, ulteriori azioni, che mi sembrava importante, perché la vostra presenza per noi è importante all'interno, perché ci fa sentire uniti e lima un po' anche, diciamo, i protagonismi che ognuno può voler avere all'interno del sistema stesso, li rende più, diciamo, concorrenti nel senso positivo del termine. Dall'altra parte ci aiuta anche a trasferire al governo e al Parlamento delle oggettive difficoltà che noi abbiamo, perché se no non troviamo sede, al di là delle audizioni, al di là diciamo per le vie brevi e altre cose, però non è la stessa cosa di farlo comune. Io vi chiederei ancora la vostra disponibilità laddove è necessario, anzi, e di seguirci soprattutto in questo primo anno, no? Nell'attuazione, con una richiesta particolare al sottosegretario De Gani, perché al di là di avere la delega è sottosegretario del Ministero dell'Ambiente e quindi col quale dobbiamo interagire per questo, e io come ISPRA devo interagire anche in quanto soggetto vigilato dal Ministro dell'Ambiente. Quindi credo che, se non ci sono altre cose, io saluterei i nostri ospiti e, ringraziandoli tantissimo delle mille cose, delle piccole cose che neppure questo Consiglio ha visto, voi avete fatto ogni giorno per portare a casa questa legge. È un compimento storico, come ho detto prima, è veramente un compimento storico, quindi personalmente io con 50 anni di storia sopra ormai vi ringrazio di aver ottenuto questo risultato. Grazie, alla prossima volta.